Questo che vino è? Questo è un muffato, è una malvasia aromatica raccolta in due fasi. La cacciata di Adamo e Dio dopo la disuta. Eccoci infine al Mot Caree, che è il nome di una collina qua vicino dove è nato questo vino. È un vino passito muffato, quindi stile del famoso Sauternes francese. Viene fatto col 100% di malvasia, e di cui 2/3 vengono raccolti e fatti a passino in fruttaio e 1/3 lasciato in piatta, per venire intaccato dalla botrite cinerea, la cosiddetta muffa nobile, che dà poi questi sentori particolari al vino finale. È un vino che ha vinto quest'anno, 2023, il premio Rosa Comune d'Oro della parte dell'AIS. Andiamo a versarlo. Si vede questo colore quasi ambrato dato dall'appassimento. È un vino che fa in quest'annata 12 gradi e mezzo e un elevato residuo zuccherino, si parla di 120-130 grammi litro. Al naso si sentono subito le note terpeniche tipiche della malvasia. Sente poi sentori di pera. Di uvetta, al gusto abbiamo questa particolare acidità data da questo terreno acido che abbiamo qua vicino al lago, terreni morenici, che lo contraddistingue dalla maggior parte dei passiti, perché gli dà un bel bilanciamento, va a bilanciare molto quello che spesso diventa un residuo zuccherino stucchevole, che pensiamo spesso ai passiti siciliani che hanno gradazioni elevate, 16 gradi, residui zuccherini che arrivano anche a 150 grammi litro, quindi tendono spesso a essere stucchevoli. Per questo qui, questo è un vino passito che piace anche a chi non piace ai passiti, perché ha questo bilanciamento con l'acidità che non lo rende mai stucchevole. È un vino che è ottimo da abbinare con nostri classici lievitati della tradizione, quindi a Natale col panettone, a Pasqua con la colomba, oppure con anche classiche pasticcerie secche come i biscotti di meliga, sbrisolona, eccetera, da evitare l'abbinamento con dolce, cucchiaio, comunque con creme, eccetera. Ovvio, come tutti i passiti, è anche ottimo con i formaggi arbolinati. Brindisi al Mangiaweb. Saggi, però.